Mister, purtroppo dobbiamo cominciare dagli episodi arbitrali che anche oggi hanno pesantemente influito sulla direzione di gara. Ma io non sono abituato a parlare di questo, perché gli episodi credo che li vedono tutti. Faccio solo una riflessione però, che noi abbiamo avuto due rigori, essendo secondi in classifica fino ad oggi, essendo costantemente nelle aree avversarie, di cui uno aveva segnato col Cosenza. Che tutti gli episodi a nostro favore comunque non siano giudicati per quello che vediamo tutti mi sembra anche strano. Detto questo, oggi abbiamo perso perché abbiamo sbagliato un'uscita alta, il Monza ne ha approfittato. Per il resto credo che il Chievo abbia fatto un'ottima partita, ha giocato alla pari, la differenza l'ha fatta questo gol, per il resto abbiamo concesso solo un contropiede in cui Adrian ha fatto una parata. Ed è un peccato, perché tornare a mani vuote dopo una prestazione del genere, giocando alla pari contro il Monza, che sicuramente ha dei valori indiscutibilmente più alti dei nostri, ci deve dare la forza per sì leccarci le ferite, però andare avanti con fiducia. Il campionato non finisce oggi, l'ho detto ai ragazzi, insomma oggi è solo una tappa, e anzi aver giocato in questa maniera alla pari contro una squadra forte, una corazzata della categoria, ci deve dare la convinzione di proseguire il nostro cammino con come l'abbiamo fino ad ora fatto. Insomma, è la seconda sconfitta, tutte e due meritate, però il calcio è anche questo, in certi momenti bisogna saperla accettare, non abbattersi, continuare a lavorare e sicuramente magari avere un pizzico di buona sorte in più e non solo. Ecco. So che magari è difficile, soprattutto per chi ascolta, cercare di spostare l'attenzione sulla prestazione, però non deve passare in secondo piano, perché per larghi tratti della partita, come hai accennato tu, c'è stata una sola squadra in campo, tanti trame di gioco, attacchi sulle fasce, attacchi centrali. È anche questo un ulteriore salto di livello, perché poi psicologicamente è dura continuare a giocare a certi livelli quando ti vedi sottratto ciò che ti dovrebbe essere riconosciuto. L'analisi tua è giustissima, Dino, perché poi ai ragazzi alla fine del primo tempo io gli ho detto continuiamo, ormai il passato è passato, non si può tornare indietro, anche gli arbitri fanno errori. Poi tra l'altro Sacchi è uno degli arbitri anche che mi piace di più, perché c'è dialogo, ci puoi parlare. Hanno sbagliato oggi, non solo lui, hanno sbagliato secondo me anche altre valutazioni, però è chiaro che poi, soprattutto in partite così equilibrate, questo tipo di valutazioni pro o contro sono dei macigni che pesano tantissimo, perché credo che la partita nel momento in cui va in vantaggio te cambia decisamente. Viceversa abbiamo subito, come ho detto, questo gol, ma la squadra stava continuando a far bene anche per tanta generosità, per voler andare a cercare di conquistare la palla alti come abbiamo sempre fatto. Ci siamo fatti un po' sorprendere, però questa è l'unica pecca che posso fare alla squadra, perché per il resto abbiamo fatto un'ottima gara. E ripeto, ridurre tutto poi dopo a, come ho detto anche l'altra volta, delle situazioni che non possiamo controllare è brutto. Però è vero anche che questi ragazzi, per come lavorano, per come ogni settimana si presentano e onorano la maglia del Chievo, credo sia anche giusto che gli venga riconosciuto che certe situazioni non le possiamo più tollerare, perché comunque ne va del nostro campionato, perché comunque oggi in più di un'occasione abbiamo subito dei torti abbastanza clamorosi, per non dire evidentissimi. E quindi credo anche che non si può neanche far finta di niente. Va bene, come dico io sempre, di pensare a quello che possiamo controllare, però è vero anche che chi deve controllare altre cose deve stare un attimino più attento nei nostri confronti.